natura è magica. I fiori, le piante, le erbe ci offrono ossigeno, cibo, medicamenti, emozioni e sono il filo che lega la terra al cielo. Ci racconta questa magia la pittrice Gianna Tuninetti, che con i suoi raffinati e delicati acquerelli rappresenta ed interpreta le varie sfaccettature delle bellezze naturali. Per la rubrica Segni d'arte siamo andati ad incontrarla a Poirino, nella sua casa, che è anche il suo studio. Sul tavolo della cucina, circondati da pentole in rame, fiori e piante vere e dipinte, l'artista distoglie lo sguardo dal suo ultimo lavoro e si racconta. L'infanzia, gli studi artistici, il mondo della moda e poi tanti, tanti fiori, meglio se di campo, insalate, perfetto il radicchio e perché no, anche rossi ravanelli e bianchi cipollotti. Gianna, il suo interesse per tutto ciò che è naturale, natura e soprattutto i disegni botanici, da cosa nasce questo interesse? Ma perché io amo i fiori assolutamente da sempre. Sono nata in campagna e ricordo quando piccolina andavo a raccogliere le prime viole, le prime margheritine, raccoglievo l'insalata dei prati insieme a mia mamma e poi più avanti io mi sono sempre divertita anche molto a fare i bouquet. Cioè, e comunque per me è istintivo disegnare i fiori in particolare, perché col lavoro, avendo lavorato prima nella grafica per un breve tempo, che però mi ha aiutato molto perché mi ha insegnato a gestire molto bene lo spazio, ho lavorato per tantissimo tempo nella moda, per cui gli schizzi, la figura, eccetera, facevano parte della mia quotidianità. Però onestamente il ritratto mi dice nulla, come mi dice molto poco anche il paesaggio, se non in casi molto particolari. Mentre i fiori hanno talmente tanti colori, tante forme, e poi ognuno si vede che quando sono nata si vede che mia mamma mi ha subito messa in una aiuola e di lì sarà partito l'innamoramento, non lo so. Le sue opere, Gianna, spaziano in dimensioni, spaziano in colori, si passa da un formato minimo a un formato più grande. La tecnica richiede migliorie? No, la tecnica è sempre la stessa. In realtà forse quelli più difficili possono essere quelli più piccoli, perché in uno spazio piccolo devi gestire il colore molto 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 bene. Ed è molto più difficile se uno per caso fa un errore o qualcosa che vorreste aver fatto diverso, metterci in mano è quasi impossibile. Sulle dimensioni e poi comunque cos'è che mi condiziona nella scelta della dimensione è il fiore o il frutto che ritraggo, perché siccome dipingo sempre assolutamente dal vero e mai con un abbozzo preventivo, uno studio eccetera, ma il colore va immediatamente sul foglio, se mi sposto troppo di dimensione anche diventa più difficile, almeno per me, lavorare. Comunque, sono l'unica, assolutamente l'unica, che dipinge ad acquarello o altre tecniche senza mai un abbozzo. E d'altra parte, questo lavorare immediatamente sul foglio col colore e solo col colore significa dare maggior morbidezza, maggior leggerezza, dare proprio la lievità che ha un bocciolo di rosa piuttosto che un qualsiasi altro elemento. E mi fa molto piacere sentire le persone che dicono che i miei fiori danno serenità, ma danno serenità anche a me quando li dipingo, perché se per caso sono seccata per qualche cosa, nel momento che dipingo guardo i miei fiori, guardo cosa faccio, il colore che corre, il fiore o la foglia o il filo d'erba che sto dipingendo, e questo anche a me dà serenità. E comunque è un qualcosa che io faccio da quando ero piccolina, che però fino a 50 anni ho sempre fatto soltanto da un punto di vista puramente personale, non ho mai fatto mostre, ho cominciato così tardi a fare mostre. E devo dire che poi man mano ne ho fatte sempre più impegnative,
ed è qualcosa che veramente mi dà una grossissima soddisfazione.